Buonasera a tutti. Purtroppo oggi i numeri che ci vengono dai dati nazionali non sono incoraggianti come a quelli precedenti, insomma, per cui abbiamo avuto 3-4 giorni in cui c'è stato un calo, anche se altalenante. Oggi invece purtroppo si registra di nuovo un aumento del numero dei contagiati e in particolar modo il numero dei nuovi contagi nella giornata di oggi è di 6.153 persone, che porta ad 80.000 il numero dei contagiati complessivamente in Italia da quando è arrivato purtroppo questo flagello del coronavirus. Sono decedute 662 persone, ormai è costante questo numero, 6, 700, 800, insomma non ci spostiamo da questo numero. I guariti oggi sono stati 992, quindi la differenza tra nuovi contagi, deceduti e guariti è di 4.492, che rappresenta l'incremento dei positivi rispetto a ieri. Un dato non incoraggiante, un dato non in linea con quello precedente, però attenzione, attenzione. Può essere che questo dato sia condizionato dal fatto che ormai anche nella gestione dei numeri c'è qualche difficoltà, perché non c'è un sistema centralizzato, quindi anche nel rilevamento dei numeri può essere che ieri alcune realtà non siano state comprese e sono state invece inserite oggi. Quindi attenzione, questi dati non sono ancora indicativi e lo dicono anche gli esperti. I dati saranno indicativi tra 7-10 giorni probabilmente. Certo, è chiaro che c'è un trend che segna comunque un rallentamento rispetto al passato. E questo è determinato dal fatto che le buone prassi, si stanno più o meno seguendo in maniera puntuale in Italia, più o meno perché è evidente che in alcune realtà è più semplice, in altre realtà è più complesse, nelle aree metropolitane è molto più complesso rispetto alle cittadine quali le nostre, ovviamente. Cosa significa? Che la curva comunque è in aumento, è evidente, i numeri lo dicono, però questo aumento non è più esponenziale come prima. Certo, i dati di oggi ci fanno capire che l'ottimismo diciamo, che emergeva dai dati degli ultimi 3-4 giorni deve essere molto cauto, un ottimismo molto cauto, perché bisogna capire cosa avverrà nella prossima settimana. In Puglia ormai è costante il dato. Oggi abbiamo 89 casi e i positivi in tutto sono 1.182, numeri importanti per carità, però se noi pensiamo che soltanto nella giornata di oggi in Lombardia ci sono 2.500 contagi in più e noi ne abbiamo solo 1.182, significa che noi non siamo mai entrati in quella dinamica, siamo isolati da quel contesto e dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo, per cui mi raccomando, rimanete a casa, rispettate in maniera puntualissima le regole, attenzione che la severità ormai delle forze dell'ordine è veramente, diciamo, abbastanza incisiva. Certo, poi dopo voglio entrare nel merito, occorre però farsi carico anche di tante persone che hanno bisogno, per cui a fronte di questa severità noi ci aspettiamo anche un sostegno alle persone che rimangono in casa, soprattutto quelle che hanno problemi. Chi ha chiuso un'attività, chi non ha da mangiare, chi ha difficoltà di questa natura, sì, rimane a casa ma va sostenuto e dopo però vi aggiorno perché ci sarebbero delle novità. Da Mesagni non abbiamo ancora dati, purtroppo questo tema dei dati non si sta risolvendo, o meglio, ci garantiscono di giorno in giorno che è in via di soluzione. Ora ci dicono, oggi, pochi minuti fa, mi hanno garantito che il laboratorio che doveva aprire oggi aprirà domani perché c'è stato un incidente a Brindisi, al di Summa, c'è stato un incendio e quindi questa cosa ha un po' distratto, diciamo, ovviamente la ASL rispetto a questa cosa, ma pare che domani finalmente partirà diciamo, questo laboratorio e anche altri laboratori privati, per cui avremo i dati lavorati qui in loco, che sicuramente ci permetterà di avere tempi più ragionevoli rispetto a quelli attuali, che non sono affatto ragionevoli. È stato aperto il nostro ospedale, sono arrivati i primi 5 casi, il protocollo è stato eseguito in maniera puntualissima, tutto bene, queste persone stanno sostanzialmente bene. C'è una delle nostre concittadine che è venuta qui nell'ospedale di Mesagne, abbiamo parlato a lungo, ovviamente sta molto meglio, di fatto aspetterà la dimissione. Dopo che si sarà fatto, diciamo, l'ultimo tampone in cui risulterà definitivamente guarita e non più capace di contagiare.
Per quanto concerne gli altri nostri concittadini è sempre uguale, cioè ci sono questi 7 che stanno abbastanza bene, l'ottavo che sta, insomma, in maniera, sta combattendo una battaglia più difficile, ma anche lì siamo molto, 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 diciamo, fiduciosi. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna stare vicino alle persone. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: guardate che il comune, che già era in difficoltà e che ha pochissime risorse, per far fronte alle difficoltà deve per forza necessariamente attrezzarsi attraverso una richiesta di sostegno ai cittadini. Perché? Cosa è accaduto? In questa prima fase, dopo le chiusure, tutti i problemi di una comunità sono stati, diciamo, ovviamente, diciamo, sono andati in carico al comune, perché l'ente, nell'articolazione dello Stato, il comune è il livello più vicino al cittadino, per cui in prima battuta siamo stati noi a dover agire anche senza strumenti, a mani nude. È evidente che è stato così e non voglio manco dare responsabilità agli altri enti, agli enti superiori, perché capisco che a quel livello, diciamo, occorre organizzarsi meglio. Però cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo provato a dare servizi a 360 gradi, stiamo continuando a farlo, abbiamo detto: guardate, abbiamo un problema anche finanziario, perché già eravamo in difficoltà. Poi abbiamo costruito un bilancio di previsione che prevedeva alcune entrate che non arriveranno, quindi i capitoli di spesa sono virtuali, non entrando soldi noi non abbiamo risorse per fare quanto occorre, e quindi abbiamo appunto avviato questa bella, diciamo, iniziativa di solidarietà che sta funzionando bene, e io voglio veramente, diciamo, manifestare la mia gratitudine ai cittadini mesagnesi, perché oltre tutti i volontari che ci stanno dando una mano, si tratta di nostri cittadini che lavorano gratis, a gratis, noi abbiamo già raccolto oltre 25.000 euro diciamo, sul conto corrente dedicato appunto al sostegno. Poi abbiamo raccolto buoni viveri per 5.000 euro circa, più tantissimi generi alimentari durevoli, perché quelli vanno distribuiti nel tempo, che ci stanno aiutando a sfamare i mesagnesi che hanno difficoltà. Però attenzione, oltre questi mesagnesi che stanno in difficoltà, che hanno problemi proprio per il loro sostentamento, c'è un'altra fascia intermedia, le piccole, le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese, le grandi imprese, stanno soffrendo terribilmente questa vicenda delle chiusure e non c'è nessuna risposta ancora. Noi, per quanto ci riguarda, ad esempio, tutto ciò che competerà l'amministrazione nostra, faremo quello che ovviamente, diciamo, prevede il buon senso, cioè noi bloccheremo ad esempio gli affitti dei nostri immobili nel periodo in cui non si è lavorato. Se noi abbiamo degli immobili affittati ad alcune attività, è evidente che non chiederemo questo affitto. Poi, insomma, non faremo pagare le tasse, quelle comunali, quelle che la legge ci consentirà ovviamente di fare, ma abbiamo già capito che ci permetteranno, insomma, di assumere queste iniziative. Se uno il suolo pubblico non l'ha usato, non deve pagarlo ovviamente in quel periodo. Cioè, ripeto, tutto quello che è nelle nostre mani noi lo faremo, ma è pochissimo rispetto al bisogno dei nostri concittadini, insomma, dell'Italia in generale, però anche dei nostri concittadini che invece svolgevano delle attività. E lì è evidente che devono intervenire altri livelli. Io, rispetto alla raccolta dei fondi, voglio ringraziare tutti i mesagnesi per la generosità e vi chiedo di continuare, perché noi non sappiamo quanto durerà questo periodo, però se potete darci una mano ancora, vi prego di continuare, perché insomma, stiamo veramente riuscendo a sfamare chi ha difficoltà grazie al vostro aiuto e al vostro sostegno. Oggi, ad esempio, anche il circolo, il Lions Club di Mesagne, ad esempio, ha fatto una donazione cospicua, ma anche altri, diciamo, amici imprenditori ogni giorno diciamo, ci aiutano, perché hanno a cuore il destino di questi cittadini. Certo, abbiamo bisogno adesso di aiutare anche gli altri, e da questo punto di vista le misure, è evidente che non possono essere comunali, ma devono essere del sistema dello Stato. E ovviamente sono in stretto contatto con il consigliere regionale Vizzino e col parlamentare Resta, perché dico: vi prego, date notizie, perché ci sono commercianti, negozianti, ristoratori, imprenditori, artigiani, piccoli, medi, insomma, un mondo intero che sta aspettando per capire come poter affrontare questa fase. E quindi, vuol dire, insomma, mi hanno già detto che sono in lavorazione alcune misure. Ad esempio, il consigliere regionale Mauro Vizzino mi ha detto che ci saranno degli aiuti economici che prevedono il sostegno alle famiglie, alle micro, alle piccole, alle medie e alle grandi aziende. Cioè, proprio parliamo di interventi economici, finanziari, soldi,
daranno dei soldi, oltre al fatto di aver stanziato già 23 milioni di euro per gli affitti, la regione l'ha già fatto, e poi stanno anche ovviamente sospendendo tutti i pagamenti dei finanziamenti di Puglia Sviluppo e stanno provando ad immaginare una moratoria rispetto alle bollette dell'acquedotto pugliese. Per quanto concerne invece il livello centrale, l'onorevole Resta mi ha detto che martedì si riunisce il Parlamento e anche lì sono al vaglio alcune, diciamo, misure che vanno nella direzione di aiutare queste persone, questi nostri concittadini, che veramente io sono veramente preoccupatissimo per questi nostri amici che oggi hanno dovuto bloccare le proprie attività e non hanno nessun introito e addirittura hanno le spese da dover sostenere. Ovviamente bisogna fare in modo che queste spese vengano annullate, altrimenti non sarebbe neanche razionale chiedere a queste persone di continuare a produrre questo sforzo. Lo dico perché lo penso realmente, però ribadisco, pare che queste misure stiano arrivando. È evidente che a livello centrale è più complicato rispetto a quelle che abbiamo affrontato noi in prima battuta. Un'ultima cosa, i medici sono, e qui medici, infermieri, OS, cioè tutti gli operatori sanitari sono oggi gli alleati più preziosi. Voi rimanete a casa quando avete i problemi del raffreddore classico, chiamate, telefonate, e poi io sto continuando ad insistere con la regione affinché a tutto il personale che si fa cura, che si fa carico, perdonatemi, della cura degli ammalati venga fatto il tampone, perché non può essere che coloro che devono aiutarci possano invece diventare motivo di contagio. E sto insistendo molto, e lo stiamo facendo anche con gli altri sindaci, stiamo lavorando alacremente, siamo fiduciosi sul fatto che anche da questo punto di vista qualcosa si muoverà. Grazie a voi, buona serata.